sono sempre stato fierissimo di quel poco che ho fatto, perché mi pareva doveroso, per chi ama la libertà, combattere per questo non è un regalo, la libertà. E la paura l'ho sempre avuta. E per non dimenticare, per riscoprire le storie e i volti di chi è morto battendosi per la libertà, che è stato realizzato Noi Partigiani, uno speciale di 24 minuti dedicato agli eroi della Resistenza, che questa sera sarà trasmesso su Rete 8 a partire dalle 21:30 in occasione della Festa della Liberazione. Allora essere licenziato per sciopero, per antifascismo, voleva dire che nessuno ti riassumeva. Lo sapevano tutti chi eravamo e cos'eravamo. C'era chi magari non ci salutava, ecco, né noi salutavamo loro, oppure chi ci salutava di nascosto. Cominciano a spiegarmi cos'erano le SS, la loro formazione, le loro teorie, eccetera. E io mi dicevo, ma questi sono matti. Io ho fatto 8 campi di concentramento, non uno, il che significa che per 8 volte sono dovuto andare sui carri bestiame e andare da un campo all'altro, perché insomma, ci volevano costringere non solo con la fame, ma anche con i sacrifici, a mettere la firma e aderire. Centinaia di video testimonianze di combattenti per la libertà, raccolte da Gad Lerner e Laura Gnocchi in collaborazione con Ampi, si alternano a brani e poesie dedicati alla Resistenza, raccontando una pagina importante della nostra storia. Lo speciale diventa così un omaggio al coraggio di uomini e donne e l'occasione per presentare il portale noipartigiani.it, memoriale della Resistenza promosso dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia. Mio padre aveva detto, quando dovesse finire la guerra, quando fosse finita, perché stava finendo, se tutto va bene ci troviamo a Torino, il monumento del Duca d'Aosta. Sono andato lì alla base di questo monumento e non è venuto nessuno. Il giorno dopo vado di nuovo lì, sono lì, ci sto 2-3 ore, non è venuto nessuno. E al terzo giorno è arrivato mio padre e il quarto giorno è arrivata mia madre. Non dimenticherò mai il bacio di mia madre dopo 5 anni che stavo fuori di casa. Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Le è capitato di pensare, ma forse non ne valeva la pena? Negli anni successivi no. Adesso che sono passati tanti anni che vedo questa Italia piatta, gretta, meschina, ignorante, scusi, ma io la vedo così l'Italia di oggi, sì, oggi me lo chiedo, ma oggi, non allora.